Amiche ed amici, bentrovati sugli schermi di Sportme da Marco Laguidara per il racconto del match che apre le porte alla 19ª giornata del girone B dell'Eccellenza siciliana. La sfida è quella fra la Messana e l'Atletico Catania. Per l'Atletico Catania, Vitale, Spampinato, Ranno, Lamesa, Yeboah, D'Arrigo, Mangiameli, San Giorgio, Gomez, Sacò, Diallo. Rispondono i ragazzi di Mister Tudisco con Sanné, Viscuso, Fragavane, Corso, Gusso, Ficara, Biondo, Nisidi, Cannavò, Genovese, Rando. Maglia bianca per la Messana, completo rosso per l'Atletico. Minuto di silenzio per la memoria di Gigi Riva. Tutto pronto, si parte col calcio d'inizio per la Messana. Prima sortita offensiva per l'Atletico Catania con il tocco sulla destra a cercare Ranno. Va in mezzo sul secondo palo, chiedono un tocco di mano, dice con ampicenni di no il direttore di gara. Risponde la Messana, col pallone vanno in due alla caccia, il tocco per Bomber Cannavò, il palo a fermare il Gallo, poi il tocco a rete da parte di Rando, c'è il braccio alzato però del direttore di gara. Risposta Atletico Catania, stavolta la manovra è sull'out Mancino, dove c'è spazio per il tiro direttamente in porta, Sanné attento a bloccare. Ancora ospiti molto vivi in questo frangente, il tocco sulla destra per Diallo, ancora Diallo cerca di sgusciare via, poi il tocco filtrante per Gomez, esce Sanné, fa sua la sfera. Il tocco di viva intenzione sulla destra dove c'è Biondo, ancora Santino Biondo va via con un rimpallo, sempre Santino Biondo entra in area, la lascia a Cannavò che incrocia con i piedi, Vitale manda in calcio d'angolo. Tocco in profondità di Fragapane che cercava Genovese, sulla ribattuta si avventa Cannavò, ancora Cannavò, il tocco a trovare adesso Genovese, rientra sempre Genovese, la sterzata va in mezzo sul secondo palo, anticipato Santino Biondo in un amen. Si riparte con il racconto del secondo tempo. C'è un cambio dentro Barbera, si rivelerà decisivo questo cambio di Mister Tudisco. Ci prova l'Atletico Catania, il cross profondo da parte di Yeboah. Occhio qua, la giocata scappa via, il tiro cross che attraversa tutta l'area di rigore. Per fortuna della Messana non trova nessuno, l'appuntamento col gol. Padroni di casa ci provano con il piazzato a cercare Ficarra, che per poco non arriva all'appuntamento col gol del vantaggio. Ancora Misidi, il tocco in profondità, la palla spiove lunga per Barbera, occhio a Barbera, finisce giù, dice che non c'è nulla, il direttore di gara, proteste tra le fila dei ragazzi in bianco, atterrato qua Barbera, direttore di gara, non ha ravvisato gli estremi per il calcio di rigore. Altra carta pescata dal mazzo, dentro Ginagò. Sempre un piazzato, sempre profondissimo sul secondo tocco. La palla è viva per Santino Biondo, ce l'ha sul destro, aspetta la sovrapposizione. Il cross in mezzo sul secondo palo dove c'era Cannavò, palla sputata via. Barbera controlla il destro, la mette sotto l'incrocio dei pali. È entrato dalla panchina. Barbera sblocca così il match in una partita importantissima per la Messana. La mette dove è impossibile arrivarci, sblocca il match 1-0. Altro cambio, fuori il Gallo, Cannavò fra gli applausi dei propri sostenitori. Tenta la risposta l'Atletico Catania, il pallone profondo dove c'è Sanné. Col brivido la palla gli scappa dalle mani, non riesce nell'acuto San Giorgio. Ancora Atletico Catania, c'è uno scontro, si finisce giù. Calcio di punizione, poi occhio che qua c'è una reazione, c'è il giallo che diventa doppio, colore più scuro, cartellino rosso per Spampinato, qua punita la sua reazione che lascia l'Atletico Catania in 10. Sono gli ultimi istanti di gioco, guarda il cronometro, il direttore di gara e fischia 3 volte, vittoria di fondamentale importanza per la Messana che si impone 1-0 con la rete di Barbera, abbandona l'ultimo tassello della classifica. È davvero da oggi per i ragazzi di Mister Tudisco può iniziare un nuovo campionato. Da Marco Laguidara ci congediamo, è tutto, a risentirci sugli schermi di Sportme per le gare interne della Messana.